Grazie al professor Morale che con la sua bella e appassionata introduzione ha appunto delineato quelli che sono i temi sul tappeto che ha anche presentato di fatto gli altri due nostri relatori. Il primo è appunto Paolo Tentino, che ha partito da Giungersi, che insegna storia contemporanea all'Università di Pisa e che direi da più di 20 anni si occupa di questi temi con prima ricostruzione organica della strada, soprattutto appunto sull'Ateneo Tosco Emiliano, e anche come consulente della commissione di inchiesta su strade nazifasciste. È stato ricordato il libro bellissimo di Sole con Luca Valdisare di recente, pochi giorni fa c'è stata la riedizione del libro. Paolo si è occupato praticamente di quasi tutte le stragi, appunto, della Tenezzola, dell'Apennino, dell'Apennino Tosco-Emiliano. Comunque, la faccio breve e passo immediatamente la parola. Grazie e buonasera a tutti. Allora, io vorrei cercare di impostare il tema del quale siamo parlando. Si è parlato di guerra ai civili, cosa dobbiamo intendere per guerra ai civili? Normalmente si sente dire, intendiamo le rappresaglie fatte sui civili per azioni particolari. Ecco, lo accennava già il professor Smuraglia, è una definizione sbagliata semplicemente. Perché se noi le rappresaglie intendiamo il fatto che a un'azione di una qualche entità irregolare, un'attività gabbista, un'azione di una formazione partigiana, si risponde con appunto la violenza su persone detenute già o comunque catturate appositamente, secondo una certa proporzione, dobbiamo dire subito che la maggior parte dei caduti nelle stragi nazifasciste non sono caduti per rappresaglia. Il classico esempio di una rappresaglia è la strage delle Fosse Ardeatine, qua dove a un'azione di una formazione gattista in Via Rasella si risponde fucilando alle Fosse Ardeatine 10 persone, individui maschi, già detenute oppure raccolte per strada, però uno dei soldati tedeschi, che poi erano poliziotti, uccisi. Questa è una cosa. Ora lasciamo perdere, c'è qui Silvia che poi magari ce ne parlerà, il diritto di rappresaglia in realtà non è mai stato codificato. Anche nelle convenzioni internazionali, quella dell'AIA del 1907, si parla genericamente della possibilità che un'azione occupante mantenga l'ordine nella zona occupata, e da qui alcuni giuristi militari avevano tessuto anche la possibilità di una rappresaglia sulla popolazione, purché poi questa rappresaglia rispondesse ad alcuni criteri che dovevano essere la pubblicità, nel senso che si doveva comunque pubblicizzare che ci sarebbe stata una rappresaglia, la proporzionalità al danno subito e così via. Ma non c'è nessuna convenzione internazionale, sia pure interpretata in maniera ampia come interpretavano i tedeschi, per la verità anche alcuni giuristi anglosassoni, che potesse affermare che per la rappresaglia si potevano uccidere donne, bambini, persone inermi. Ma a parte questo, se noi andiamo a vedere, e qui è il ruolo della ricerca storica,
ci ha stupito anche noi quando abbiamo cominciato a censire le stragi e le abbiamo censite in una ricerca fatta con tre università, Bologna, Napoli e Bari, come ha visto, 10 anni fa, ci siamo resi conto come la maggior parte di questi episodi rientrano piuttosto all'interno di altre tipologie. Una prima tipologia è quella presente soprattutto in Italia meridionale, dove appunto in realtà in relazione alla brevità dell'occupazione tedesca vi è stato un numero di caduti civili, soprattutto in Campania, molto elevato. La prima tipologia sono stragi sulla popolazione civile compiute perché la popolazione civile si oppone, e soprattutto in Campania, alle politiche di depredazione e di razzia dell'esercito tedesco di Vittigato, o a violenze, come quella del caso che citava il professor Durani, a violenze sulle donne. L'opposizione tra la popolazione civile, l'opposizione spontanea della popolazione civile, crea una reazione di violenza indiscriminata sulla popolazione civile stessa. Una seconda tipologia è la reazione a forme di disobbedienza civile della popolazione, per esempio quando ci si rende conto che la popolazione nasconde o protegge prigionieri di guerra, alleati che sono riusciti a scappare dai campi di prigionia. Una terza forma, che è quella che poi troviamo più diffusa nella zona appunto della linea gotica nell'estate del 44, fa riferimento a politiche di terra bruciata, di vera e propria terra bruciata, vera e propria perché non c'è soltanto appunto l'uccisione indiscriminata dei civili, ma c'è poi l'incendio dei villaggi, l'incendio, l'eliminazione delle scorte alimentari e bestiame, in relazione a un'intensificazione della presenza partigiana. Quindi c'è indubbiamente all'origine di questa reazione una presenza partigiana che nell'estate del 44 si intensifica anche su richiesta degli alleati. Ricordiamoci i proclami di Alexander, e posso dire che qui siamo tra amici, quel farabutto di Alexander, perché Alexander è il comandante degli alleati che prima invita i partigiani nella linea che combattono dopo la liberazione di Roma, tra Roma e la linea dei Goti, come la definisce Alessandro, a insorgere e attaccare i tedeschi ovunque questi siano, a interrompere le loro linee di comunicazione, e che davanti alle notizie che cominciano ad arrivare all'esercito britannico e americano della reazione tedesca che si concretizza in strage e distruzioni, ammonisce i tedeschi che avrebbero pagato il fio delle loro colpe dopo la guerra, e poi quando nel 1947 l'altro farabutto, il feldmaresciallo Kesselring, viene giustamente condannato a morte nel maggio del 1947 da un tribunale militare britannico, chi è che il giorno dopo telegrafa dal Canada, dove credo facesse il governatore, per dire che Kesselring, che era allibito e costernato della condanna a morte di Kesselring, perché Kesselring aveva combattuto in maniera dura ma leale, parole testuali, e sempre lo stesso Alexander, che dimostra quindi una totale insensibilità nei confronti dei prezzi pagati dalla popolazione civile per il contributo che la resistenza italiana e i partigiani hanno dato alla campagna italiana, contributo da lui stesso sono citato. Per questo dico quel farabutto di Alexander, perché dopo la guerra
vita, la necessità di stimolare la resistenza, si ricrea un fronte unico tra i generali delle opposte fazioni che risolvono quest'idea della guerra come un duello tra cavalieri medievali che combattono in maniera dura ma leale, mentre che ovviamente è una visione che è del tutto staccata da quello che è stata la seconda guerra mondiale, che tutto ha avuto meno che la realtà e l'onore tra i combattenti. Allora, davanti all'intensificazione della lotta armata che si ha soprattutto, ripeto, in Italia centrale, in estate del 44, quando sembra anche che la campagna d'Italia possa finire prima, quando sembra che gli alleati possano sfondare la linea gotica, e l'offensiva sulla linea gotica terminerà poi nell'ottobre del 44 con una sconfitta, fondamentalmente non si riuscirà ad arrivare a Bologna e nell'ambito di quelle ultime battaglie che avviene l'eccidio di Montesovere, il comune di Marzabotto, la risposta è appunto la terra bruciata. Si sa quali sono le zone che diventano strategicamente importanti, la presenza di partigiani, che riescono, che non solo intervengono più attivamente in quel momento, ma che stanno in quell'estate cercando di passare da una prima fase, diciamo spontaneista, di creazione delle formazioni armate, quando si creano bande, soprattutto i giovani, incrementate poi da renitenti alla leva, che si uniscono alle prime gruppi di antifascisti che erano saliti in montagna, quando si creano bande un po' dovunque, ma in maniera molto disorganica, poi sotto anche la pressione dei comitati di liberazione nazionale si cerca di creare formazioni che siano più coordinate. E non è un caso che alcune delle stragi più grandi avvengano proprio a ridosso di processi di unificazione di formazioni partigiane. Questo avviene a Sant'Anna di Stazzema, quando i tedeschi intervengono dopo che si era creata una brigata garibaldina, la 10a bis, che aveva unito ben 7 formazioni precedenti. Questo avviene nella zona qualche giorno dopo, nella zona delle Aguane, nella zona di, nelle zone del terremoto di questi giorni, di Vinta, di Filizzano, quando i tedeschi compiono una grande azione di rassegnamento dal 24 agosto che dura 3 giorni, nella quale uccidono 400 civili, bruciano 5-6 villaggi, ma guarda caso proprio a ridosso di un'azione di unificazione delle bande partigiane dell'Arpigiana che poi entrano in connessione con le bande partigiane della Garfagnana che erano coordinate da un colonnello inglese e nelle quali operava quelle battaglie che poi sarebbe stato il principale storico della resistenza collaborazionista, quindi era comunista, e si crea una grande divisione, grande sulla carta, poi appunto in realtà viene distrutta la divisione tedesca con civili, una grande divisione garibaldina, la divisione lunense, che doveva operare al di qua e al di là delle Alpi attuali. Quindi è una strategia che si concretizza nell'estate del 44, non di rappresaglie, ma di lotta ai partigiani per interposta persona. Non si va a cercare i partigiani sarebbe pericoloso, costerebbe molto di più in termini di vite umane ai tedeschi, perdite tedesche, si distruggono le popolazioni che sono al centro di quelle zone che appunto per avvicinarsi del fronte diventano improvvisamente strategiche. E questa è una modalità, ed è la modalità delle grandi stragi indiscriminate.
finali, quelli che un ricercatore del gruppo Pisano, Gianluca Fulvetti, ha chiamato stragi eliminazioniste, perché si eliminano intere comunità. Quello che succede a Sant'Anna di Stazzema, a Montesole, si circonda la zona da ripulire con una serie di tutti. In questa zona vengono delle colonne, di solito sono quelle appartenenti ai parti più spietati, quei parti delle SS che avevano già fatto esperienza di guerra di sterminio all'est dell'est Europa, e questi sterminano senza pietà tutti coloro che si trovano in questa zona. Ma poi vi sono altre tipologie ancora di stragi. Vi sono stragi che hanno più un aspetto di frustrazione, di reazione, di punizione della popolazione italiana. Sono quelle, per esempio, che noi chiamiamo le stragi dell'ultima ora, le stragi delle ritirate, quando le truppe tedesche in ritirata reagiscono, per esempio, una fattispecie abbastanza comune e che la popolazione vede passare i tedeschi, pensa che se ne siano andati, si lascia andare a manifestazioni di giubilo. Un reparto tedesco addattato sì, entra nel paese, lo trova in festa e distrugge il paese. Sono appunto stragi che manifestano odio, frustrazione e così via. Vi sono stragi di persone inermi ma che vengono uccise per il loro impegno politico, stragi di antifascisti. Avete appunto un esempio qui a Milano nella strage di Piazzale Loreto. E quindi diciamo, se noi andiamo a disarticolare questo numero, che poi è un numero ipotetico, perché come forse saprete, la cifra ufficiale che fornì la Presidenza del Consiglio subito dopo la guerra del 48 e di 10.000 morti. Noi solo in Toscana, che credo sia la regione dove abbiamo censito con più attenzione gli episodi, senza riuscire in realtà a captarli tutti, perché noi abbiamo censito gli episodi con almeno due vittime, cioè abbiamo eliminato le uccisioni singole. Però ci sono delle situazioni in cui un reparto, un ritirato, uccide una persona qua, una persona a 5 km di distanza e così via, e tutto sommato fanno parte della guerra ai civili. Non siamo riusciti in quella prima fase a calcolarle per strettezza di mesi, anche lì speriamo di riuscire a completare. Comunque, pur con questo limite, in Toscana siamo arrivati a censire circa 3.700 morti. Considerate che sono altre regioni come l'Emilia, che sono molto colpite dal fenomeno, noi riteniamo, ipotizziamo che la cifra dovrebbe avvicinarsi più ai 15.000 che ai 10.000. Quindi se noi andiamo a disarticolare, vediamo che le strade sono diverse per consistenza, per modalità, a volte si uccidono solo gli uomini, a volte si uccidono, si eliminano intere comunità, sono diverse per gli attori che le compiono, a volte sono reparti regolari della Wehrmacht, a volte sono reparti come la 16ª divisione Panzergrenadier corazzata delle SS, delle Waffen SS, delle SS combattenti, o la divisione Ermanghetti, che si specializzano in operazioni di questo tipo, rientrano in fasi diverse, strategiche della campagna in Italia, e anche, visto che si parla di stragi nazifasciste, vedono una diversa partecipazione degli alleati fascisti repubblicani della Germania, che non vanno scordati, perché noi italiani abbiamo una grande predisposizione a dimenticare le nostre colpe, le nostre
certamente smuraglia, ci fosse stato un presidente della Repubblica Italiana che avesse compiuto gli stessi atti di riparazione che, per esempio, ben due presidenti della Repubblica Federale Tedesca hanno compiuto, uno qualche anno fa a Mazzabotto e uno qualche mese fa a Sant'Anna di Stazzera. Da questo video c'è la partecipazione dei fascisti repubblicani a molte di queste stragi, ma è una partecipazione che anche questa assume caratteri diversi. A Vinta, che è una, appunto, questa strage dal 24 di agosto per tre giorni, Vinta e Comuni accanto, vicini accanto alle SS di Valle Verde, opera un reparto militare della Repubblica Sociale Italiana, brigata nera di Carrara. Carrara rispetto a Pinta c'è solo un monte che separa, i minerali sono vicinissimi, sono più che cugini fratelli, direi. Eppure nel ricordo dei sopravvissuti di Vinta sono più i carrarini dispietati che gli uomini di Repubblica, i quali probabilmente si limitano a penetrare e a prendere possesso del paese e poi lasciano via libera ai fascisti repubblicani che, come ci ha detto una sopravvissuta alla strage, per tre giorni sono andati a cercare le donne e i bambini che si erano nascosti negli anfratti in una zona ricca di grotte naturali, tirandoli fuori, li vanno a cercare come a cercare un macchio. Bellissima frase che dimostra proprio l'odio con il quale si va a uccidere i propri fratelli. E perché questo? Perché ancora una volta sono fratelli che non appoggiano le idee di grandezza della Repubblica e l'idea di patria della Repubblica Sociale Italiana. Quindi a volte sono reparti ufficiali, altre volte, come nella strage di Montesole, la milizia, la Guardia Nazionale Repubblicana, la polizia fascista erano stati avvertiti che lì sarebbe successo qualcosa di grosso, tant'è che sappiamo che alcuni avevano preavvisato i circonoscenti di andarsene, ma non entrano nella zona, si limitano a creare, a contribuire a creare il cordone di sicurezza che impedisce alla popolazione di scappare dall'area repubblicana. Altre volte ancora sono singoli collaborazionisti che per motivi politici o anche a volte per motivi di lucro guidano le truppe tedesche su sentieri spesso interi e poco conosciuti. Quindi anche questo va visto. Nelle database delle violenze tedesche di cui parlava Smuraglia, che abbiamo censito, solo le denunce ai carabinieri, almeno quelle che abbiamo ritrovato, abbiamo trovato alcune stragi fatte esclusivamente dalle parti fascisti repubblicani, senza la presenza dei tedeschi, all'incirca il 10-15% degli episodi, che non è una percentuale bassa. Tutto questo noi spereremo di riuscire ad approfondire, perché riteniamo che questo contributo di sangue dato dalle popolazioni civili alla lotta di liberazione del nostro paese, perché è un contributo che viene pagato per la presenza di una lotta partigiana, il che dimostra tra l'altro quanto la lotta partigiana fosse importante anche dal punto di vista militare, contro tutti coloro che dicono: ma l'Italia l'ha liberata gli alleati, e certo che l'hanno liberata gli alleati. Per sconfiggere la Germania nazista c'è voluto un'alleanza tra le principali potenze democratiche, tra l'Unione Sovietica, e ci sono voluti anni di lotta. Potevano i partigiani da solo liberare l'Italia? C'è solo un caso di partigiani che hanno liberato il loro paese, quelli jugoslavi, ma sono riusciti anche a liberarlo, perché nel frattempo
l'Armata Rossa passava da est, quindi i tedeschi erano a quel punto, non erano più in grado di concentrare le proprie forze contro la Jugoslavia, ma il fatto che i tedeschi abbiano reagito così pesantemente alla presenza dell'attività partigiana, il fatto che gli alleati abbiano così con forza stimolato l'intervento dei partigiani e l'abbiano poi anche rifornito di armi e di mezzi, dimostra il valore anche militare, non solo etico-politico, della guerra di resistenza. E queste persone, questi 15.000 presunti vittime, presunti come numero vittime, hanno pagato per questo. Quindi noi riteniamo importante che su questi episodi si faccia finalmente un serio studio a livello nazionale. Lo riteniamo perché c'è un problema di giustizia storica, poi c'è un problema di giustizia penale, sulla quale parlerà Silvia. Io non mi dilungo, quello che dico è che la giustizia non c'è stata, perché anche i processi che si fanno a 60 anni di distanza dimostrano una carenza di giustizia, anche se fanno fatti, ma non sono certo rendere giustizia nelle aule del tribunale. E riteniamo che da un approfondimento di questo genere si possa anche gettare una luce diversa sulla tematica del contributo delle popolazioni italiane e gli italiani hanno dato alla liberazione del loro paese, non solo dall'occupazione tedesca, ma anche dal regime fascista. Speriamo di farci. Siamo purtroppo nelle mani della Germania, ma dico purtroppo nel senso che ho avuto l'impressione che il governo italiano, se, come dicevi tu, se la cavi dicendo non è cosa nostra, è cosa che riguarda loro. In realtà sarebbe cosa anche del governo italiano, perché il cosiddetto armadio della Vergogna è una vicenda tutta italiana e quindi lì i tedeschi veramente c'entrano poco. E quindi ci vorrebbe un contributo del governo, ma insomma speriamo che da qualche parte questi soldi, che non sono moltissimi poi rispetto alle cifre del debito pubblico italiano o anche ad altre cifre di, che vengono destinate a iniziative varie, a magari a qualche festa finta medievale, al gioco del ponte nella mia città, al calcio in costume a Firenze, per parlare di cose toscane, sono cifre abbastanza modeste. Speriamo di riuscire ad offrire, se ci verrà approvato nel giro di 2 o 3 anni, sarebbe bello se per in effetti il 70° anniversario della liberazione, il contributo dell'ANPI, dell'Istituto Nazionale e dei ricercatori italiani, fosse quello di offrire al nostro paese uno studio completo di questo che io credo siano episodi non secondari della guerra.